Allora. Questo è il cancello d'ingresso. Qui vediamo una casa. Dopo ci spiegheranno che cos'è. Un altro immobile. Poi un altro. C'è il parcheggio. Verde. A noi siamo entrati nel... faccio ancora il giro. Poi ci spiegheranno. Il campo calcetto. Ah, in sintetico. Okay. Poi che altro vi hanno detto? Tendone 200 posti a sedere. Forse una buona giornata si può fare qui all'aperto. Tendone 200 posti a sedere. Siamo entrati nella sala da pranzo, tutta così si gira. Ah, eccola. Ok. Un'altra sala per i bambini, ecco, nella grande. Sì? Cosa devo fare? Corridoio per le sale. Ecco qua. Qua si va alle sale, adesso vediamo cosa c'è. Per esempio qua ce n'è una che sarà 6x6, quindi 36 metri quadri questa, e usciamo e andiamo nell'altra che dicono che sia più grande, e questa infatti questa va benissimo perché sarà un 12x6, 6x7, quindi è perfetto. Vediamo che così sono i bagni vicino alla sala, quella più grande, come potete vedere. Ammazza che quanti ce n'è, ce ne sono una marea di bagni. Si entra di qui, si va, e credo che ci siano. Calcio Balilla, signore, perfetto. Don Arturo con l'ascensore. Usciamo, guardate qua. Qui c'è un altro campetto di calcio. Vedete, qui ci sono le porte. Ecco qua. Comunque siamo proprio in mezzo al verde. Visto dall'ascensore sul campetto. Ecco qua, vedete. Guardate che verde. Secondo piano, camere con bagni, guardate, tipo mansardato, ristrutturato, una camera. Questa è l'unica a due posti. Gli altri sono tutti e tre. Gli altri sono tutti e tre posti, ecco qua, guardate, camera, mansardina, è una mansarda, scende, il muro. Carino, bagno grande con doccia,
bagno grande con doccia, ecco qua, vedete, entriamo, c'è tutto nuovo, perfetto, usciamo da questa parte, andiamo tutto su un piano mansardato, anche per portatori di handicap, ok, ed ecco, bagno grandissimo, bagno grande per portatori di handicap, stanzette a tre, ecco qui le stanzette a tre in mansardina, molto belle, tutto nuovo, tutto pitturato nuovo, ecco qua, bagno anche qui con doccia, vedete, tutto nuovo, porte scorrevoli nuove, se gentilmente Elena spegni, andiamo avanti, ecco qua il primo piano, invece primo piano, perfetto. Lì c'è la luce, donatura, per favore, io almeno ne faccio una. Ok, qui siamo al primo piano, letti, ok, ecco qua i letti, qui non c'è il bagno. In questo piano i bagni sono in comune tranne la numero 4 e la numero 5. La numero 4 e la numero 5. Ecco qua la numero 4. Vediamo, andiamo di qua, queste sono le camere più grandi, sono da 5 addirittura, di solito il quinto, ha detto Don Arturo che non si usa, non si usa il quinto, ecco qua, i bagni sono qua, quelli in comune, ecco qua i bagni in comune, che sono nuovi, però sono in comune, ecco qua. Le camere 4 e 5 sono i bagni. Questa è quella da due posti col bagno in camera, ecco qua. Ecco qua, vedete? Però due posti col bagno al primo piano. Ok, quindi perfetto. Ci sono sei docce. Questa è una porta, vedete, c'è scritto docce, sono sei docce in questa porta. Qui sono 6, 4, 10. Perfetto. 12 docce. Qua invece ci sono dei bagni di. Ci sono altri bagni. Bagni di necessità, di servizio, quindi. Anche qui ristrutturati, nuovi, ce ne sono altri, in modo che tutti possono avere in ogni caso accesso ai bagni. Queste sono le scale che dal primo piano portano al secondo, ma come voi vedete, ecco, oltre a Elena, mia mamma e il pastore Lorenzo, ci sta anche l'ascensore. In caso di necessità, ecco lì, vedete quella palazzina? Quella palazzina contiene altri 20 posti, quindi ne abbiamo 120. Sei camere con tre bagni. Sei camere con tre bagni, perfetto. Quindi ecco qua. Perfetto. Torniamo fuori, ecco, vediamo il campetto, in ogni caso da terra, quindi per i bambini siamo ciambola. Ecco qua. Starà già filmando, immagino. Allora, questa è l'altra struttura, questo è l'edificio dove ci sono le camere, e al primo piano tutte quelle finestroni e la sala pranzo, e poi questo è il suo giardino, adesso attraverso vediamo quanto grande è. Poi purtroppo la signora, per far vedere tutta la struttura, non c'è. Questo è il suo giardino con i giochini, immagino che si possa arrivare da dietro, no, non è.